Il primo punto del mio programma è la riforma dello Statuto federale. Non posso negarvi che in qualità di legale, leggendo lo Statuto, mi sono immediatamente resa conto della scarsa organicità dello stesso e delle carenze di carattere sostanziali che lo stesso presenta. Ritengo quindi necessario, entro un anno dalle elezioni, convocare un'assemblea nazionale per l'approvazione della riforma dello Statuto. Uno dei punti fermi della riforma dovrà essere quello di rendere il Consiglio Presidenziale un organo obbligatorio. Attualmente il Consiglio Presidenziale è un organo facoltativo. Ritengo che la presenza di un organo collegiale sia sinonimo di garanzia di democraticità. Non ritengo che sia infatti più plausibile che una federazione si basi su ben 85 delibere presidenziali nell'ambito di un solo anno solare.